quasi un mese di distanza dal tragico sisma che il 6 aprile ha sconvolto l'Abruzzo, torniamo all'Aquila. Stiamo viaggiando sull'autostrada che collega la costa adriatica al capoluogo abruzzese. Al di là del lungo tunnel del Gran Sasso, ora la vita comincia, anche se lentamente, a risorgere oltre le macerie. Siete già, è la 59. Voi siete nel campo, la terza, sì. Abitavate a Palermo? Sì, sì, erano le ragazze. Sono il terzo. Sì, è stato proprio tremendo. Indescrivibile, guardi. Proprio non lo si può raccontare, solo se lo si passa. Si può raccontare, si può percepire. Se no, chi non lo subisce... Non sono andato sotto le armi, ma ora me lo stanno a fare famoglio militare qua, mi trovo tanto in disagio, con la capanna, le cose, che vuoi fare? Ma non si può fare meglio, bisogna resistere. Però questo terremoto ci ha rovinati, non teniamo più niente. Mo ci vorrebbero tanti di quei soldi, chi te li dà? Il futuro. Il futuro lo può dire una di 20 anni, di 30, ne ho 66. Già me la sono scappata da sola che non lo so neanche, quindi futuro. Speriamo che mi ricordo, avendo 66 anni, speriamo che mi ricordo che abbiano fatto qualcosa. Almeno questo è l'augurio. In cui si è cominciato ad andare a scuola, come vedete qui ci sono i bambini della scuola materna, mentre in questi tavoli, lo state vedendo, ci sono i bambini delle elementari divisi per gruppo e questi sono quelli delle medie, stanno facendo attività didattica ma soprattutto ludica per cominciare a passare un po' di tempo in compagnia, in comunità, dopo quei giorni terribili. Stiamo facendo la descrizione di questa ragazza che è una volontaria, la stiamo facendo in inglese. Chiara is 21 years old. She's from Milan. She's a student.
Questi sono ragazzi di quinta elementare, sono quasi tutti miei alunni ad eccezione di loro due che vengono da un'altra scuola. Materiale abbiamo molte associazioni che hanno mandato tantissimo materiale, molti libri di testo, quindi ci siamo organizzati anche su questo in base ai libri e l'attività sta svolgendo abbastanza bene. Don Ramon, questa è la tua chiesa, che cosa è successo? È successo che è stata devastata dal terremoto, è antica, è del XII secolo, quindi ha subito parecchi danni perché anche nonostante 3-4 anni fa hanno rifatto il tetto, non hanno fatto il cordolo sopra e quindi si è spallato da tutte le parti. Che sensazione hai rientrando, Don Ramon? Di profonda tristezza, perché nonostante la chiesa sia piccolina per così tanti abitanti, è stato punto di riferimento davvero per tanti secoli ed è brutto vederla così. È triste, manca qualcosa di importante. E per questo quartiere davvero questa chiesa è la storia, Sant'Antonio Abate è la sua storia. Ci tengono molto, sono molto legati. E questo produce ancora più tristezza. E qui siamo in via Fonte Burri nel quartiere di Pile, nell'Aquila. Queste case sono state rese agibili proprio in queste ore dal sindaco, ma come vedete l'agibilità è diversa, l'abitabilità. In queste case ancora non c'è nessuno, manca il gas, ma soprattutto la gente ha paura ad entrarci. Dormiamo ancora in macchina noi. Ormai è quasi più di tre settimane. Tre settimane perché non possiamo lasciare le cose che teniamo qui, tutto insomma, le abitazioni, perché il quartiere è letteralmente vuoto. Solamente gli uccellini, mi sono reso conto, che hanno preso possesso di appartamenti che sono stati sventrati dal terremoto. Invece voi in questo giardino qui che cosa state costruendo? Qua stiamo costruendo una casetta di legno, perché provvisoriamente contiamo di metterci qui, perché la casa ci devono ancora dire se è abitabile oppure se non è abitabile. Sempre meglio la casetta di legno che la macchina. Certamente sì, certamente sì. Anche perché rientrare nelle case fa ancora... Ci abbiamo molta paura, anche perché fino a ieri c'è stata l'ultima scossa. E se non basta la paura, effettivamente non sappiamo... La dobbiamo vincere però, e dobbiamo continuare. E l'abbiamo ordinata e nell'arco di una settimana ci è arrivata e attualmente ce la stiamo montando. Da dove l'avete ordinata? L'abbiamo ordinata a Reggio Emilia. Quanto costa una casa così? Così costa 6.000 euro. Però bisogna ancora terminare, cioè terminata 6.000 euro. Però è sicura? Sicuramente sì, almeno. Poi la arrederete, quanto è grande? E questa sono 14,20 metri di area interna, 14,2. Quando pensate di poter terminare tutto? Io penso domani di dormirci domani sera. Per riscaldarla. Con tanto affetto la riscaldiamo noi, con l'alito. ci stringiamo uno con l'altro automaticamente e ci scaldiamo. Non importa. Ci serve solamente tanta tranquillità, tanta pace e molta fiducia nell'avvenire. Voi ci credete? Molto.